come è nato questo progetto? Parto dalla domanda come è nato questo progetto perché mi piace lasciare l'onore e l'onere a Cristina di dire cos'è Mindforce, perché in realtà è stata un'idea prevalentemente sua iniziale. Ovvero un giorno Cristina venne e mi disse: io utilizzo durante la mia prassi terapeutica delle carte a volte, mi piacerebbe che questo diventasse un vero e proprio strumento da poter lasciare ai pazienti o comunque a delle persone che vorrebbero avvicinarsi al mondo della psicologia e quindi a un percorso reale terapeutico, ma che ancora non riescono per svariati motivi. Io sono una game designer, quindi quando mi vengono proposte delle idee innovative mi piace abbracciarle e coglierle, e così è stato. Quindi abbiamo cominciato a passare le giornate a ideare questo strumento, facendo cosa? Rendendolo per poterlo avvicinare alle persone ancora lontane dal mondo della psicologia più piacevole, rendendolo appunto ludico. E quindi abbiamo creato appunto questo prodotto, che sì, è un prodotto psicologico, ma è un prodotto anche ludico, ovvero divertente, giocoso, che ci permette di metterci in gioco e ci permette di conoscerci. The Mindforce è questo qui, è un piccolo strumento che, come ha fotografato perfettamente Valeria, è costituito da 53 carte sulle quali c'è il giorno di attività che viene nel quale viene svolto, e ogni giorno ci sono delle sfide con se stessi, degli obiettivi, delle attività da svolgere che aiutano la persona ad andare in un'auto consapevolezza per migliorare la qualità della propria vita, iniziare a centrarsi sui propri obiettivi e su ciò che è, diciamo, tornare a prendere il timone della propria vita. È un percorso psicologico a portata di mano, definito un po' così, perché questo strumento va fatto tutti i giorni, o quantomeno si consiglia di farlo tutti i giorni, ed è una sorta di guida per ritrovare il proprio benessere. È un percorso di un mese prevalentemente, poi può essere, insomma, variato da attività, insomma, non è un po' una sorta di grillo parlante che ti ricorda di non dimenticarti di te, insomma. Le carte si possono acquistare online ovviamente, ma anche dal vivo presso il nostro studio. Online dove? Sul sito modernariato1945.com o tramite le nostre pagine social .karma, appunto, ma anche Autismo Abruzzo Onlus, che lavora in stretta associazione con noi costantemente con tutti i progetti che facciamo e che ha sposato anche questo, aiutandoci nella realizzazione e anche nella promozione.